Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi parlo delle mie ultime letture. Prima di farvi la solita carrellata, però, volevo menzionarvi che nell'info box trovate il link ai miei due blog. Non ne parlo quasi mai, però in realtà a me piace molto scrivere e quindi quando posso cerco di aggiornarli. Ho un blog sulle mie vicissitudini quotidiane e un altro sulle recensioni. Potete iscrivervi ai blog tramite appunto l'apposito finestrella, bottoncino che vi consente di inserire la vostra email, sicché quando io poi aggiorno il blog ricevete l'aggiornamento automaticamente in email senza andare là a cercare, a googlare, anche perché purtroppo su Instagram non ho il numero di iscritti tale da poter inserire il link nelle storie tipo lo swipe up, quindi purtroppo non posso facilitarvi in quel modo la lettura. Di conseguenza, insomma, ho pensato di menzionarlo in un video, visto che non lo faccio quasi mai. Nell'infobox trovate comunque tutte le informazioni. Detto questo, parliamo delle letture del mese. Allora, la prima lettura che vado a menzionare molto rapidamente, dal momento che ho fatto un video apposito unicamente per questo libro, è Eleanor Oliphant sta benissimo, di Gail Heuneman. Ne parlo nel caso in cui qualcuno capiti su questo video non essendo iscritto al mio canale. Ho fatto già un altro video, lo metto nella scheda. È, per farla breve, un libro che mi è piaciuto moltissimo, è un gioiellino, un perfetto connubio tra trovata commerciale e possibilità di riflettere su una tematica importante che mi sta a cuore, quella della solitudine, di riflettere appunto sulla solitudine non in maniera superficiale ma nemmeno in maniera troppo pesante. Se volete più informazioni su questo libro e non avete ancora visto il mio video, appunto dategli un'occhiata. Dopodiché, finalmente ho letto Divorare il cielo di Paolo Giordano. Forse non sapevate, non vi ho messo a parte di questo fatto, che quando il libro è uscito, anzi qualche settimana prima della sua uscita, a molti youtuber qui su YouTube appunto è stato inviato il libro precedentemente all'uscita per darne una recensione, e quindi io guardavo i video delle persone che l'avevano ricevuto sbavando, non lo ammetto, con un pizzico anche di dolore nel cuore, perché avrei voluto riceverlo anch'io in quanto mi trovavo qui, quindi non avevo possibilità di farmelo spedire ancora, perché io sono una grandissima fan di Paolo Giordano, sì, fan, proprio di quelle che fangirl, no? Mi piace tantissimo, adoro tutti i suoi libri, li ho letti tutti, adesso posso dire di averli letti davvero tutti, almeno tutti quelli che ha scritto sino ad ora. Ed è, sono una grande appassionata della solitudine dei numeri primi, sempre per la questione della tematica che mi interessa, di cui ho fatto un video anche qualche tempo fa, che ne approfitto per lasciare qui in scheda perché è un po' vecchiotto. Praticamente io, una volta tornata in Italia, ho detto ok, adesso lo compro. Tra l'altro c'è stata la presentazione alla Feltrinelli di Bari, io ero contentissima, l'ho conosciuto dal vivo, volevo piangere. Alla fine lui era molto simpatico, chiacchierone, voleva anche chiacchierare, parlare, io mi sono imbarazzata e sono scappata, vabbè, dettagli. Comunque mi sono fatta firmare un'agenda, perché io ovviamente i libri li ho qui e alcuni li ho addirittura su Kindle, tra cui appunto Divorare il cielo, quindi mi faccio firmare il Kindle, insomma, ovviamente, però vabbè, gli ho spiegato la situazione, no? Era gentilissimo, cordialissimo. Ma infatti io volevo comprare il libro, ma purtroppo il libro costa 22 euro. Ora, con tutto l'amore che io ho per i libri, 22 euro in una sola botta, per le mie situazioni economiche, sono tantissimi, cioè con 22 euro è un grosso problema. Penso che lo sarà anche per molti di voi, alla fine, con tutto il rispetto per la qualità del testo, per l'opera, la fisica, un libro che costa 22 euro è una mazzata, non da poco. Così mi sono rivolta a Mediateca Library Online e ho detto adesso faccio la furbata, me la metto su Kindle e sto a posto. Al che mi sono trovata a dovermi prenotare la copia, perché ero l'81esima richiedente su Media Library Online di Divorare il cielo. Potere della pubblicità. In genere su Media Library Online non c'è nessuno. Appena voglio un libro lo prendo e lo scarico tranquillamente, me lo metto su Kindle. Non ho mai avuto problemi. È la prima volta che mi capita di essere messa in lista all'81esimo posto. Insomma, per le povere, da quest'estate che l'ho richiesto, l'ho ricevuto all'inizio di questo mese. Ho detto tutto. E l'ho divorato in 3 giorni perché lo stavo aspettando, non vedevo l'ora di leggerlo. E che cosa vi posso dire? È meraviglioso. La tematica non mi ha colpito tanto al cuore quanto quella della solitudine dei numeri prima, però non posso, non posso certo dire che non mi sia piaciuta assolutamente. È una tematica particolare, tra l'altro il libro è ambientato in Puglia e la descrizione che Giordano fa della Puglia è veramente molto puntuale. Essendo io pugliese, mi sono assolutamente ritrovata nelle sue descrizioni degli olivi, dei campi, delle campagne, dei paesini sul mare, di Otranto, Ugento, tutti questi paesini che conosco benissimo, in cui anch'io passo l'estate. La storia è, presto detto, si parla di un rapporto di amicizia, e non solo amicizia, che si evolve col passare del tempo.
e la protagonista, appunto una donna, vive questi rapporti di amicizia, cercando di descrivere nel dettaglio quelle che sono state le sue emozioni, le sue percezioni nel vivere con queste persone in rapporto alla Puglia. Infatti la protagonista in realtà è torinese, come lo stesso scrittore. Quindi mi è piaciuto questo raffronto sulla fredda città del nord e la Puglia invece così, diciamo, violenta, selvaggia. Mi è piaciuto il modo in cui ha descritto, insomma, la mia. Non ha usato stereotipi, non è stato assolutamente banale, secondo me. Ha detto tutto quello che si poteva dire di interessante sulla Puglia. In più ci ha messo in mezzo anche la questione della xylella, degli ulivi che sono stati, non so se l'avete sicuramente sentito al telegiornale, sono stati aggrediti da questa specie di parassita e quindi sono stati per la maggior parte tagliati, anche se chiaramente le persone del posto si sono opposte a questa condizione dei poveri ulivi. Quindi, insomma, Paolo Giordano ci ha messo di tutto, i suoi sentimenti, la sua propensione a narrare i rapporti umani, a sviscerarli sempre in quel modo così crudo, a volte talvolta anche un po' torbido, però è quel torbido che mi piace. Io adoro il suo modo di presentare i personaggi, non è affatto banale, non si resta mai in superficie, non è da lui descrivere i personaggi in superficie, ti fa entrare sin nel cuore dei personaggi. Poi ci ha messo la Puglia e ne ha dato lo sguardo che avrei dato io, ecco, non la classica. Ah, la Puglia è bellissima, andiamo in vacanza, il mare, il sole, queste cose che io non condivido, che non mi piacciono della mia regione. Ha proprio colto l'anima nera della Puglia, secondo me. E la trama è bellissima, colpi di scena abbastanza interessanti. Non ve la racconto perché qualsiasi minimo racconto sulla trama potrebbe essere uno spoiler. Io vi invito caldamente a leggerlo se ancora non l'avete fatto, perché secondo me lui si è superato. Se le precedenti prove letterarie, secondo alcuni, erano un po' immature, un po' imperfette, io non sono d'accordo, comunque questa è la critica che gli si muove sempre. Divorare il cielo è, secondo me, un punto di arrivo sommo della sua produzione letteraria. Io spero che lui vada sempre più in avanti, sempre più in alto, che scriva cose sempre più interessanti, perché questo mi è piaciuto veramente tanto. Mai annoiata, mai scocciata, non ho saltato una parola, non ho saltato un capitolo, non ho proprio sentito neanche per un istante il peso della lettura, semmai ci sia un peso nella lettura, ma talvolta c'è, se il libro è un pochino mattoncino. No, in questo caso no. Terzo libro di questa carrellata, e qui si apre una parentesi, quindi mettetevi comodi perché ne ho parecchi da dire. Allora, ho letto Vox di Cristina Dalce, grande pubblicità, l'avete visto dappertutto su Instagram, ho pubblicizzato anche da altri youtuber, insomma. Non è un libro che è passato sotto silenzio. Se Eleanor Oliphant si è detto tanto, di Vox si è detto ancora di più. A maggior ragione in un periodo in cui è dato a bomba il racconto dell'Ancella, che è uscito tantissimi anni fa, e in realtà è dato a bomba adesso perché, come ben sapete, c'è stato il telefilm che riprende la trama del romanzo per poi svilupparla in maniera diversa. Quindi, insomma, è chiaro, banno le storie distopiche con protagonista femminile e riflessione sul femminismo, sul ruolo della donna come madre, come moglie, come donna in società. Tutte sono riflessioni che riguardano la nostra contemporaneità e che stanno andando, sono molto in voga in questo periodo, innegabilmente. E quindi la Cristina Dalce scrive il suo primo libro, Vox, diciamo, calando l'asso di tutte le tematiche che riguardano la discussione sociale sulla donna in questo momento. Cristina Dalce però è una linguista, prima che una scrittrice, quindi ha una professione diversa, che vabbè, collegata, ma diversa. Quindi studia le lingue nella loro struttura, nella loro composizione. E la protagonista di Vox, Jane, fa esattamente lo stesso mestiere. Guarda un po'. Allora, cosa dire di Vox? Si presenta come una distopia e di fatto lo è. La situazione è quella più banale, se vogliamo, ma in realtà più fattibile, considerata la condizione attuale contemporanea in America, è quella in cui il presidente degli Stati Uniti e le frange estreme religiose si sono unite, dando via a una legiferazione sociale che mette la donna in secondo piano, inferiore all'uomo in tutto e per tutto. Dal punto di vista sessuale, dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista dei doveri. Chiaramente la donna ha più doveri, ha più responsabilità, specialmente quelle di casa, mentre l'uomo è svincolato da questi doveri. E questa legiferazione che ha dell'assurdo e fa incazzare parecchio, sfocia in come dire, in una sua dimostrazione
assurda. Cioè le donne non, quotidianamente, giornalmente, non possono, non potranno proferire più di 100 parole al giorno. Questo per evitare che vadano a lavorare, questo per evitare che abbiano istruzione, che studino, che leggano, che diano le loro opinioni in televisione. Quindi, perché chiaramente se tu dici 100 parole, puoi dire 100 parole al giorno, cioè io le ho praticamente esaurite parlando soltanto di questo libro, per dire, è praticamente impossibile fare qualsiasi atto comunicativo, ecco che arriva il topic tipico della linguista, dello studio, della studentessa, della studiosa di lingue. L'atto comunicativo va a farsi benedire, perché con 100 parole non dici praticamente niente. E di conseguenza la protagonista, Jane, ha un sacco di problemi. Ha perso il lavoro, non può nemmeno telefonare sui genitori, perché ovviamente non può parlare con il marito, non può parlare nemmeno con i 4 figli che ha, che è 4 alla soglia dei 40 anni, perché tra le altre cose la donna non può usare anticoncezionali, sono vietati, chiaramente, dalla frangia religiosa, e quindi ha dovuto produrre più figli di quanti apparentemente ne volesse, stando proprio a quello che dice. Quindi la sua situazione familiare con cui si apre il romanzo è una delle peggiori, incomunicabilità dovuta a questo problema, il brutto rapporto con i figli, tra l'altro ha una figlia femmina con la quale non può parlare perché anche la figlia femmina non può dire più di 100 parole al giorno, e in Dulcis in fondo c'è questo dettaglio scabroso, secondo me, del braccialetto. Tutte le donne negli Stati Uniti, perché questa rivoluzione culturale, al contrario, riguarda solo gli Stati Uniti, precisa Jane, quindi non gli altri continenti, tutte le donne hanno questa specie di braccialetto che produce scosse elettriche quando superi le 100 parole quotidiane. Ok? Quindi, che cosa succede? Che più infrangi questa regola, più il voltaggio di questa scossa elettrica si alza, di fatto ammazzandoti. Perché questo è quello a cui vogliamo arrivare, non è che solo la scossa elettrica, uno dice vabbè, me ne frego della scossetta e continuo a parlare. No, no, man mano che parli la scossa elettrica diventa sempre più assassina. E quindi, per quanto l'idea torbida di questo marchingegno mi piaccia, un po' mi spaventa, perché la vedo come una cosa veramente irreale, però insomma, diciamo, in questo periodo se ne vedono di tante, se ne sentono di tante anche in Italia, quindi non mi stupisco più di niente. Va bene. Diciamo che in una distopia tutto questo, questi marchingegni sembrano possibili. Quindi in apparenza la costruzione del mondo della protagonista e il mondo appunto intorno alla protagonista, nella famiglia e nella società, sembra molto interessante. Però ecco che a un certo punto della storia, dopo qualche capitolo, arriva la trama. E la trama distrugge tutto. Cioè, era un'idea fantastica quella di Vox, che però poi diventa, più o meno da metà libro, forse un qualche capitolo prima della metà, banalizzata in un tipico, semplice romanzo d'azione. Cioè si perde totalmente tutta questa costruzione che lei ha fatto, cioè come se lei l'abbia, cioè come se la scrittrice l'avesse messa lì per crearti l'ansia e il disagio di una situazione terribile, però poi non la usa più, non la sfrutta più. Tutto il suo, la costruzione di questo mondo distopico è finalizzata semplicemente all'azione, a quello che poi è la trama successiva che non vi racconto, perché ovviamente quello è l'elemento di sorpresa della storia, non tanto la parte distopica quanto poi gli eventi che crollano successivamente. E quindi si viene a perdere tutto l'impianto filosofico, si viene a perdere tutta il dramma essenziale della vicenda. E non posso non dirvi, non posso non notare, purtroppo, avendo visto tutta la serie di Handmaid's Tale fino ad ora, quindi tutti gli episodi usciti sino a questo momento, siamo nel 2018, che la scrittrice ha proprio preso a piene mani dal telefilm per citare, vogliamo dire citare, io però vorrei dire copiare. Io penso che ci sia un plagio, non tanto sul libro, ripeto, perché quello è un po' vecchio ed è scritto in maniera diversa, e nel caso in cui non lo sappiate, la stessa autrice di Handmaid's Tale ha detto che il suo non era affatto un libro sul femminismo, lei non lo aveva visto come un libro sul femminismo. Questo lo è, ma copia tantissimo il telefilm. E se avete visto il telefilm e vi avventurerete nella lettura di questo romanzo, ve ne renderete conto. Ho notato che ci sono anche addirittura delle riprese di dialoghi, pezzi di dialoghi, perché io mi ricordo benissimo tutti i dialoghi del racconto dell'Ancella. È un telefilm così spiazzante che non te lo puoi dimenticare. Cioè, secondo me questo libro ha preso proprio cucchiaiate dal telefilm. E vabbè, se sta bene la scrittrice, ben venga, però io non l'ho apprezzata questa cosa, non è molto bella, non è molto originale. Anche perché considerata la trama di Vox,
per come era stata impostata all'inizio, ce n'erano di trovate originali che avrebbe potuto utilizzare, ma non utilizzata neanche una. Una su tutte, che era quella che mi aspettavo, era che, in quanto la scrittrice è una linguista, facesse dei giochi di parole. Cioè, per tutto il tempo in cui la protagonista ha questo braccialetto, perché non le ha, tipo, fatto parlare in maniera sperimentale, facendo in modo di utilizzare 100 parole ma cambiando magari il significato di questo, oppure utilizzando delle analogie? Cioè, doveva giocare, secondo me, molto di più su quella che è la grande invenzione del suo testo, cioè il fatto delle 100 parole. Cioè, il fatto di per sé c'è, è un tabù, è disagio, provoca dolore, però non lo ha sviluppato con, come dire, con la necessaria dose di sperimentalismo che io avrei immaginato da una linguista, cioè da una persona che, oltre a saper scrivere, conosce le lingue, può creare dei neologismi, può creare dei giochi linguistici. Cioè, mi sarei aspettata una serie di cose che non ci sono state. Il romanzo non è male, è carino, leggibile, simpatico, pieno di colpi di scena, ma è, cioè, dalla seconda metà in poi, alla fine, diventa un romanzo d'azione come tanti, neanche tanto distopico alla fine. Niente che non si sia già visto, niente che non si sia già letto, e insomma, l'unica cosa positiva di questo romanzo è che è scritto bene, questo sì. Quindi, diciamo, non è banale, è scritto male, è banale, però ha una prosa ok, ben fatta, ok, se vi basta questo, a me non basta, sinceramente. E dulcis in fundo, c'è una cosa di questo testo che mi ha fatto tirare in una maniera inaudita. La protagonista è di origini italiane, significa che i suoi genitori sono italiani e vivono in Italia. E lei fa capire chiaramente al lettore di esserci stata spesso in Italia, prima del ban di Vox, no? Dopodiché parla in continuazione dell'Italia, faceva menzioni, citazioni sulla cultura italica, con un'impressionante serie di stereotipi banali e ridicoli. Ora io dico, ma la scrittrice, se voleva fare un personaggio di origini italiane, con genitori italiani, e citare l'Italia, poteva prendersi la briga di informarsi un po' meglio su come funziona la vita in Italia? Perché l'Italia che descrive lei è l'Italia degli anni 40, cioè noi non siamo più a quel livello. E anche se la situazione si sta mettendo male in Italia, l'Italia è cambiata. E a me dà fastidio da morire che in un libro in cui si parla dell'Italia non per caso o di sfuggita, ma con motivazioni precise che poi vedrete nel libro, cioè al momento che si parla dell'Italia, l'Italia viene illustrata la stregua di un paesello di persone semplici e popolane che vivono le loro giornate ballando, cantando, saltando, facendosi il caffè e andando al mare. Oh, noi non siamo così, l'Italia non è così. E anche quello, forse, ma non è solo quello. Tu non mi puoi, da persona che è stata in Italia, parlare dell'Italia in questi termini, perché io, lettrice italiana, mi sento offesa. Detesto questo stereotipo, e mi dispiace dirlo, ma è tipico di molta letteratura americana, perché la maggior parte di quelli non sono mai stati in Italia. Mi sta bene, non è che devono venire per forza in Italia, però se vuoi parlare di un posto, devi sapere di cosa parlare. Questo vale per tutti gli scrittori, quando parli di qualcosa, devi sapere di cosa parli. Stereotipi a go-go. E c'è un personaggio in Vox che è italiano, è un collega della protagonista, si chiama Lorenzo, dico con la Z che non è la Z del sud, Renzo, che di dove può essere secondo voi uno che si chiama Lorenzo? Sbagliato, è napoletano, e sapete cosa? Suona il mandolino. No, ragazzi, no. Allora, bella la trama, la parte distopica interessante, si perde nel finale, ve l'ho detto, ma questi stereotipi me l'hanno fatto proprio cadere dalle braccia sto libro, no, davvero. Probabilmente nessuno si accorgerà di questo leggendolo, che so, in Germania, in Svezia, in Giappone, ma io sono italiana, me ne accorgo e mi sento parecchio offesa. E ve lo voglio leggere, che cos'è che mi ha fatto incazzare? Ve lo voglio leggere. Allora, io ce l'ho in inglese, quindi non voglio leggervelo in inglese, però cerco di fare una traduzione rude sul momento per farvi capire cos'è che mi ha infastidito. Capitolo 2, quindi siamo proprio all'inizio. Nella mia stanza, come tutte le altre notti, io mi avvolgo in un'invisibile rete di parole, fingendo di leggere e consentendo ai miei occhi di danzare sulle pagine di Shakespeare. Se però mi sento alla moda, il mio testo preferito sarà Dante nel suo originale e statico italiano. Statico. Così poco è cambiato nei secoli del linguaggio di Dante. Ah! Come?
io da una linguista non mi aspetto questo. Ma stasera, io voglio perdermi in un lessico dimenticato. Mi domando come farebbero le donne italiane se si trovassero nella situazione in cui ci troviamo noi adesso, quindi se quella situazione di proibizione delle parole arrivasse a uno stadio internazionale. Probabilmente loro parlerebbero molto di più con le loro mani. Quanto è stereotipata questa cosa? Prima di tutto non so cosa intenda con la questione su Dante. Dante in his original static Italian. So little of Dante language has changed through the centuries. Allora, sicuramente l'italiano di oggi assomiglia all'italiano del 300 più di quanto il francese di oggi, per esempio, somigli al francese dell'epoca. Loro hanno avuto un cambiamento molto importante dal punto di vista della lingua, il nostro ha avuto un iter diverso e sicuramente per noi di oggi è facile, per noi parlanti leggenti di oggi, è più facile leggere la Divina Commedia o i testi del 300, quelli in volgare ovviamente, rispetto ai francesi che volessero recuperare un testo del passato. La lingua è completamente cambiata, la nostra di meno. Però di qui a dire così poco della lingua è cambiata nei secoli è una cazzata, cioè non mi aspetto uno scivolone simile da una linguista, sono senza parole. Ma la questione delle mani, ne vogliamo parlare? Ok, gli italiani gesticolano più degli altri paesi, questo è certo, ma poi non è neanche così evidente, guardate che parlanti di lingua americana gesticolano comunque, cioè comunque non è che noi con i nostri gesti possiamo sostituire la conversione. Una linguista lo dovrebbe sapere che il gesticolare dei paesi del sud, specialmente del sud Europa, è mirato a aggiungere enfasi al significato, cioè se io vi faccio così, cioè voi intendete cosa sto dicendo, ma non capirete mai di cosa sto parlando, o se faccio così, cioè questi sono i nostri gesti, ma è completamente assurdo scrivere una cosa del genere. E la ripete più volte nel testo. A me questa cosa ha fatto incazzare da morire. Cioè, stereotipi a go-go. Io vi consiglio veramente di leggere questo libro, perché voglio sapere le vostre opinioni in merito, specialmente chi di voi ha studiato lettere. Voglio sapere se la vedete come me da questo punto di vista. E voglio che mi diciate se secondo voi la frase finale del libro è normale. Cioè, io non posso spoilerarvela, perché se vi dicessi la frase del libro poi vi venire a spoilerare anche la storia. Ma se qualcuno di voi l'ha letto, per favore mi dica se secondo voi è normale la frase finale o è un'immensa banalità senza precedenti. Ok, e dopo questo rant su Vox, allora, cos'altro mi resta di cui parlare? Ah sì, Volo di Paglia, di Laura Fusconi, questo ce l'ho in cartaceo, grazie al cielo, mi rimane qualche libro cartaceo, mi è stato regalato dalla Fazzi, che mi ha chiesto molto gentilmente se desiderassi leggere qualcuna delle loro novità. Ho apprezzato tantissimo il fatto che mi abbiano fatto scegliere, piuttosto che impormi l'invio di un testo che magari è una cosa un po' pericolosa. Nel momento in cui tu imponi un testo a qualcuno, magari rischi che quella persona poi possa non apprezzarlo, perché magari non è nelle sue corde. A me parlare di libri male quando mi sono stati donati dispiace, preferisco proprio non farlo, a questo punto preferisco non riceverli. Ma in questo caso la Fazzi è stata molto gentile, molto onesta e professionale nel chiedermi cosa volessi leggere del nostro catalogo. Io mi sono dovuta trattenere dal dire io vorrei leggere tutto del vostro catalogo, specialmente tutta la produzione russa che hanno stampato e che pian piano comunque sto recuperando, come avete visto dai video precedenti. Questo invece è un romanzo italiano, scrittrice italiana, quindi ottimo. Mi ha colpito per due motivi. Prima di tutto la porta di copertina, quindi la sinossi, che era scritta in maniera affascinante. Cioè, nel momento in cui ho letto la sinossi ho detto che okay, questo romanzo mi piacerà. E la copertina, ovviamente. Le copertine della Fazzi sono bellissime. Allora, di cosa parla questo libro? Difficilissimo spiegarlo. Si rischia lo spoiler in una maniera allucinante, ma vi dirò soltanto la cosa più importante di questo testo, che dovrebbe essere, a mio avviso, il motivo per cui dovreste leggerlo. La storia ruota attorno alla figura di questa bambina di nome Lia, che è figlia di un fascista. Un fascista che all'alba della Seconda Guerra Mondiale spadroneggia in questo paesino ed è una persona, una figura molto negativa sul quale la figlia si interroga spesso. Ebbene, e la figura di questa bambina centrale all'interno della storia diventa poi il fulcro di riflessioni ulteriori per i personaggi della seconda parte del romanzo, che è ambientata nel futuro, cioè quindi nell'attuale presente. Quindi ci siamo lasciati il fascismo alle spalle, ci ritroviamo nel presente, nella contemporaneità, dove la figura di questa bambina ancora continua a essere importantissima per i personaggi che verranno dopo. La cosa che mi è piaciuta di questa storia è che
Non è un romanzo sul fascismo, questo ve lo dico subito, cioè il protagonista, uno dei protagonisti, il padre e le persone intorno a lui chiaramente fanno parte di questa fazione, quindi l'argomento viene trattato, ma non è un romanzo di guerra, quindi non è uno dei soliti romanzi che sono solita leggere, è più un romanzo sui bambini, un romanzo sulle figure dei bambini presenti in questo testo che sono trattate con una delicatezza e con una magia senza precedenti. Cioè è difficilissimo, sapete, per uno scrittore, secondo me, incarnarsi nel corpo di un bambino come protagonista e farlo parlare, perché noi siamo adulti e quindi magari è difficile rendere a dialoghi e a parole la vita di un bambino, ma Laura Fosconi ci recita benissimo. Evidentemente ha avuto un rapporto molto particolare, spero positivo, ma forse anche negativo, con l'infanzia, perché è riuscita a rendere i dialoghi, le emozioni dei bambini presenti in questa storia, come fra tutti quello di Lia, con un senso di realtà pazzesco. Cioè io mi sono sentita veramente trascinata nell'infanzia, nel mondo dell'infanzia di questi bambini, senza sentire la forzatura dei personaggi, va bene? Sono bambini, fanno i bambini, pensano da bambini, con quella vastità di pensiero e di percezione che si ha quando siamo nell'età dell'infanzia, che poi purtroppo va a regredirsi, a restringerci man mano che le maglie della società ci prendono e diventiamo adulti. Quindi questo romanzo ha in sé degli elementi ottimi, quindi ottimi personaggi, costruiti benissimo, ottime anche le descrizioni dei posti in cui questi personaggi si muovono. C'è la scrittrice ha proprio un senso lirico della parola, non sono parole messe a caso, non è una prosa razionale, è una prosa, sembra poesia, cioè sembra veramente di vedere dei quadri, di assistere al disegno della sua opera. E questo mi piace molto, perché quando le parole sono così evocative è molto più facile leggere un libro, molto più facile immedesimarsi. E Lucis in fundo, questo libro ha un elemento che non avevo affatto colto dalla sinossi, che è un elemento importante, è il mistero. L'inquietudine e la malinconia di una situazione, diciamo, criminosa che sta al centro di questa vicenda. Oddio, la sinossi se ne parla, io non vi dico di più. Al centro della vita di questi bambini, di cui si parla nella storia, vi è una situazione nera, oscura, che risucchia tutto, va bene? Che ha il potere di risucchiare l'infanzia di questi bambini in un vortice di negatività, di dolore e di sofferenza. Quindi è un libro che assolutamente non ti aspetti, per quanto la sinossi, come vi ho detto, sia stata scritta bene, ha davvero in sé dei contenuti così originali, così poco sentiti, secondo me. Io non l'ho trovata spesso. Cioè, sapete chi mi ricorda? Adesso mi è venuto in mente, mi ricorda il primo Stephen King. In un certo qual modo, qualcosa del primo Stephen King, di quello più misterioso, però senza il tratto horror splatter, no, quello non c'è in questo romanzo. La parte misteriosa, la parte del non capire cosa succede, la parte in cui anche la natura diventa misteriosa e selvaggia e ti dà l'impressione che stai lì per cadere qualcosa, quando semplicemente una foglia si muove o cade dall'albero o senti o il rumore della foresta nella notte. Quelle atmosfere da Stephen King del primo tempo, secondo me, sono in questo romanzo, il che è incredibile perché si presentava, almeno come veste grafica, in maniera completamente diversa. Però io l'ho veramente adorato e divorato, tra l'altro, come lettura mentre ero in treno, quindi tra l'altro è una lettura molto molto breve, sono 238 pagine. Ho letto, e volevo leggere da tantissimo tempo, La memoria rende liberi di Liliana Segre. Liliana Segre, attuale senatrice a vita, nominata da Mattarella, è una delle ultime testimone dello Shoah in Italia. Lei è di origine ebraica, viveva a Milano nella sua infanzia, e La memoria rende liberi non è altro che il racconto delle sue memorie dal momento in cui è stata catturata dai fascisti, dai nazisti, per essere poi deportata ad Auschwitz, sino poi ai giorni nostri. Quindi non è semplicemente il classico libro di memorie sulla Shoah, ma diciamo, a un certo punto, almeno diciamo verso un terzo del libro, veniamo a conoscenza della vita di questa bambina, che man mano diventa ragazza, giovane, adulta, quindi fino a signora, con quella che è stata la sua vita dopo la Shoah, perché è importante parlare di questo, dire che l'esperienza nel campo di concentramento, anzi campo di sterminio, non finisce quando si riesce a sopravvivere, ma va avanti. Allora, nella fattispecie la storia l'avrete probabilmente già sentita se qualcuno di voi ha visto Ulisse di Alberto Angela. Io l'ho visto e adorato, bellissima quella puntata. Lei era di origine ebraica, ma era laica, quindi della religione non importava molto. Quando era ragazzina non andava neanche in sinagoga, non leggevano a casa, cioè non erano ebrei.
cioè lo erano soltanto per origine, ma nei fatti non vivevano la cultura ebraica. Vengono comunque deportati lei e il padre, la madre era morta già qualche anno prima, varie vicissitudini prima della deportazione, il tentativo di scappare, 2 mesi di segregazione a San Vittore nel carcere dove Liliana Segre avrà l'opportunità di imparare un po' di tedesco, elemento che le salverà la vita, ma le salverà veramente la vita, per poi essere deportata da Auschwitz col padre e immediatamente divisa per questioni di sesso, quindi uomo da una parte, donna dall'altra, e si ritrova da sola. Per un purissimo fattore, devo dirlo, culo, davvero, e lo dice lei stessa alla fine, lei si salva, invece di essere sterminata subito in una camera a gas, viene portata a lavorare. E di lì a poco, un anno e mezzo, mi sa, i russi liberano il campo, lei però fugge assieme ai soldati nazisti nella Marcia della Morte, che era una marcia in cui i nazisti volevano sfuggire ai russi, quindi, o agli americani, che salivano, no? Verso la Germania, dalla Polonia alla Germania. E marcia che comunque marcia che si concludevano con la morte di questi tutti i prigionieri, con la bella fuga vigliacca di tutti i nazisti, di tutti i generali, i soldati. Vabbè, alla fine lei trova la salvezza grazie agli americani, torna in Italia e lì inizia l'orrore, perché dice, vabbè, l'orrore è stato nel campo di concentramento, no, l'orrore per Liliana Segre inizia dopo. Ed è stato bellissimo leggere quello che è successo dopo che lei è tornata, dopo aver letto tantissimi libri su gli ebrei, le testimonianze, anche testimonianze reali, no? Su quella che è la deportazione, sulla vita nei campi. Pensiamo a Primo Levi fa un racconto, so quanto veramente reale, dettagliato, dei campi di concentramento, di come si viveva all'interno. Liliana Segre non si sofferma tanto su quello, racconta alcuni episodi, sì, brutti, crudi, quanto volete. E il dopo che però l'ha sconvolta di più, l'indifferenza delle persone, la capacità di non comprendere che lei è stata male, che queste immagini, queste memorie erano dentro di lei, la noia delle persone che do nel dopoguerra non volevano più sentire parlare di questi argomenti, e la sua, come dire, la sua necessità di voler magari condividere le cose con qualcuno di non poterlo fare. Di fatto Liliana Segre si è tenuta dentro tutte le sue memorie di atroci per tantissimo tempo, tant'è che si è fatta venire delle ulcere, tant'è che è andata in depressione, è stata malissimo, non le interessava più niente della vita e è arrivata a pensare cose brutte. Quindi diciamo che ha sfiorato il punto più basso della vita umana, proprio uscita dal campo di concentramento. Ma è una donna molto forte, una donna che mi piace tantissimo, che ha questo sguardo lucido e razionale sulle cose, non è minimamente malinconica, minimamente romantica. È una persona, posso dirlo, molto granitica secondo me, ed è per questo che si è salvata. Lei dice che di non essere stata un'eroina, di non aver fatto niente per salvarsi, che sia stato un purissimo accidente, un purissimo caso, però la sua forza d'animo secondo me non è un caso, cioè lì si parla proprio di una personalità forte. Che fortunatamente è riuscita a risalire dai suoi problemi, dai suoi dolori, per darci la possibilità di conoscere la sua testimonianza, che adesso va divulgando per scuole, con i libri, insomma, da Alberto Angela l'avete vista, quindi sicuramente la sua vita ha acquisito un senso fortissimo, a maggior ragione per via dell'esperienza terribile che ha ricevuto. Questo testo su tutti ve lo consiglio tantissimo, anche se non vi piacciono la letteratura di guerra o sui campi di concentramento, perché è la storia di una donna, una persona meravigliosa, la cui storia merita di essere letta. Tra l'altro è brevissimo, circa 126 pagine, mi sa, non sono sicura, l'avevo in Kindle quindi non saprei quantificare, ma era veramente molto breve. Chiudo la carrellata con due brevi menzioni ad altre letture che però, diciamo, consiglierei con riserva. Uno è La vendetta di Agota Christoph, che è una collezione di piccoli stralci, non li chiamerei neanche racconti, sono proprio dei piccoli mini riflessioni, mini pensieri, che se avete già letto Trilogia della Città di Kappa, probabilmente non vi stupiranno, quanto di più oscuro, torbido e negativo ci possa essere nella mente di Agota Christoph, è presente anche in questi piccoli pensierini. Ritroverete tutte le tematiche di Trilogia della Città di Kappa, la vendetta, la crudeltà in famiglia, i rapporti malati fra fratello e sorella, il desiderio di uccidere, la voglia di esacerbare il proprio dolore facendo soffrire gli altri, sono proprio gli elementi tipici della sua scrittura. Se non avete letto invece Trilogia, lasciate perdere questo testo, perché questo testo va letto assolutamente dopo, altrimenti vi sembrerà una cozzaglia di cose assurde di una psicopatica, che la scrittrice non era, quindi è il classico tipo di testo che andrebbe letto, diciamo, non per primo nella bibliografia di una scrittrice, quindi prima trilogia, poi tutti gli altri, io li sto cercando di recuperare appunto.
Fine saggio, un saggio, Eroi e Dei, dell'antica Grecia di Carol Kennedy, Kereny. Ok, tanto vi lascio comunque tutto scritto qui. Ah, cioè, sconvolgente. Io, allora, dovete sapere che io non ho fatto il classico, ho fatto lo scientifico, nonostante poi abbia proseguito con lettere. Quindi a me è mancata di fatto la parte della letteratura greca. Avendola poi recuperata per gli esami, per riferimenti tipici che si fanno poi all'università, ho sentito che mi mancava la parte proprio più basilare degli studi di letteratura greca, quindi ho iniziato a recuperare un po' di testi in merito. Questo è uno di quelli ed è un saggio completamente dedicato alla mitologia delle divinità dell'antica Grecia, quelle che poi vengono menzionate e utilizzate anche nelle opere letterarie. Quindi lui si sofferma sulla mitologia, quindi sulla parte culturale, non sulla parte degli eroi nella letteratura. Quindi la mitologia per come è stata, diciamo, tramandata da Omero e Esiodo, che sono furono i maggiori conoscitori della mitologia, della creazione delle divinità. Allora, questo saggio è pesantissimo, è pesantissimo nel senso che è stupendo, ma è difficile da leggere. Lo stesso Kereny dice che non va letto, diciamo, tutto di botto, ma preso a piccole porzioni. E infatti l'ho letto mentre leggevo tutti questi altri romanzi, quindi inframmezzandolo, perché era veramente difficile. Molto nutrito di concetti sulle divinità, sulla loro origine, sulla loro peculiarità, cioè fa veramente un scavo completo in tutte le divinità, anche quelle minori, anche quelle mai sentite. Di ogni divinità racconta tutti gli aneddoti conosciuti della storia greca. C'è uno scibile tale in questo saggio che davvero ne esci traviato, quindi c'è possibile, c'è veramente tanto da sapere e tanto ancora che lui secondo me dà anche un po' per scontato, perché insomma lui è un grande studioso di cultura greca, quindi ha cercato di essere, come dire, il più dettagliato possibile, ma chiaramente questo testo non è una mitologia per il lettore che passa di lì, è per una persona che appunto ha delle basi di studi classici, interessi di questa natura. Quindi se fate parte di questo gruppo di persone, sono sicura che questa lettura potrà piacervi, altrimenti diciamo che non la tratterei, perché appunto vi ho detto molto 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 pesante, molto molto intensa. Concludo qui il video finalmente, oggi lo so mi sono dilungata troppo, ma avevo veramente tanto da dire. Se ci sono domande, commenti, opinioni, consigli e quant'altro, sempre qui sotto mi raccomando. E attendo soprattutto i commenti su Vox, per chi l'ha letto, mi raccomando, li voglio, li pretendo. Dilungatevi quanto volete, perché voglio sapere cosa ne avete pensato. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video.